ciò che i non credenti non capiscono è che pensano, cioè non sanno che noi crediamo in Gesù Cristo, come Scalfari va, scusate, Scalfari va in televisione a dire, ma dico io Scalfari, ma i diritti di autore li conosci o non li conosci? Va in televisione a dire, io fossi Lucrezio, poeta latino del primo secolo avanti Cristo, gli farei causa per i diritti di autore, perché Scalfari dopo 2000 anni va in televisione alla 7 a dire 4-5 giorni fa che la paura ha generato la religione, cosa che scrisse Lucrezio 2000 anni fa nel 100 avanti Cristo, dice il timor genuit Deus, il timore dell'uomo, la paura dell'uomo nel mondo ha generato gli dèi, scriveva Lucrezio. Ma Lucrezio l'ha scritto un secolo avanti Cristo, prima che venisse il Salvatore del mondo, capito? Quelli che non conoscono i non credenti e non sanno che noi crediamo non per paura, ma per amore. Perché ricordati bene, caro Scalfari, che i martiri, quelli del comunismo, che tu non hai mai ripudiato e mai combattuto, come dovevi dal punto di vista morale, i martiri a centinaia di migliaia del comunismo, che sono morti nei lager, sono centinaia di migliaia di sacerdoti, religiosi e religiose, cattolici e ortodossi, questi martiri non hanno avuto paura del drago, non hanno avuto paura dello Stato, non hanno avuto paura delle peggiori torture, per amore di Gesù Cristo. E cosa mi viene a raccontare, figliolo, che la paura ha generato la religione? La paura ha generato, casomai dico la fame di mondo ha generato l'ateismo, perché la religione è stata generata dalla fame di Dio che c'è nell'uomo. La religione è stata generata dalla fame di Dio, noi siamo affamati di Dio. E come no? Ma cosa credi tu? Che Radio Maria abbia sorpassato Radio Capital della Repubblica in questi ultimi due cosi? Perché? Perché noi siamo una mandria di paurosi? Non lo so io. Capito? Perché la gente ascolta Radio Maria? Perché ha paura o perché ha fame di Dio? Secondo voi? Perché la gente ascolta? Perché ha paura o perché ha fame di Dio? Perché ha fame di Dio, ma è ovvio che è questo. La religione è generata dalla fame di Dio. L'ateismo è generato dalla fame di mondo. La religione è generata dall'amore. L'ateismo è generato dall'egoismo. Dalla fame di mondo, dall'egoismo, dalla sopraffazione. Capito?